E questo ormai il terzo anno consecutivo, durante il quale l'associazione culturale Focus, decide di progettare e realizzare un evento, che possa avere fini e scopi solidali nel periodo natalizio. Cerchiamo sempre come direttivo di immaginare un'azione solidale che però possa sempre partire da quella che è l'essenza dell'Associazione Culturale Focus e del suo progetto pilota Floridia in Biblioteca. L'idea è infatti sempre quella, quando noi progettiamo un evento, di muovere non solo cultura ma anche condivisione, socializzazione e quindi, perché no, solidarietà intorno ai libri. Ecco perché quest'anno nasce Libro Solidale. Libro Solidale è concepito come un mercato del libro, un mercatino del libro, non del libro usato, ma come una vera e propria libreria a cielo aperto che per qualche ora di sabato 19 mattina, durante il mercato settimanale che si tiene a Floridia in Piazza Nassiria, chi vorrà troverà un banchetto con dei libri moltissimi appena usciti, freschi di stampa, messi a disposizione da numerose case editrici siciliane che trovate citate in locandina. E sappiamo tutti che questo è un momento complicato anche e soprattutto per l'editoria, in particolare per la piccola editoria. E allora, come dire, si è cercato di essere sinergici, di stringere insieme, come dire, la volontà di ognuno di realizzare qualcosa di positivo e di concreto per questo Natale. Per cui le case editrici generosamente mettono a disposizione sui banchetti i loro libri che verranno venduti esattamente come in una classica e tradizionale libreria e dal ricavato ciascuna casa editrice devolverà dei soldi per l'acquisto di giocattoli per bambini floridiani, così tutti insieme proveremo a rendere più allegro il Natale di alcuni bambini. Quindi, che altro dire, vi aspettiamo numerosi e cercando di portare avanti tutti insieme l'idea che comunque regalare un libro è sempre un dono speciale e prezioso e lo è ancora di più se questo libro diventa anche un libro solidale. Grazie, vi aspettiamo tutti sabato mattina.